questione, insomma, anche se non ha risposto puntualmente alla domanda, ci ha dato degli spunti interessanti. Tanto mi interessava questa quasi antinomia tra l'accelerazione e il ritorno all'indietro, come dei tempi che confliggono fra di loro, però cioè, è qualcosa da cui magari approfondiremo anche nel corso della mattinata, poi nelle tavole rotonde. Professor Bassano, a questo punto però insomma, tocca a lei spiegarci che cosa sta cambiando, qual è l'aggiornamento rispetto a quel segmento che avevamo affrontato nel rapporto dell'anno scorso. Quindi ci illumini per favore. Per carità, no, intanto grazie per l'invito, grazie per la partecipazione, grazie ancora al Consumer Forum che ci ha consentito anche quest'anno di fare una ricerca che dal punto di vista metodologico credo sia un unicum in Italia, perché noi facciamo una ricerca partendo da un incontro che facciamo con tutte le autorità, da cui poi assumiamo una serie di informazioni che ci limitiamo poi a elaborare. Se vogliamo, il valore aggiunto della ricerca è che vediamo tutto in modo trasversale e quindi riusciamo forse a trovare dei punti in comune. Non dirò di essere breve, cerco di rispettare questa la metodologia di questo incontro, che è quella di ascoltare le autorità. Le autorità hanno letto il rapporto, non solo hanno partecipato all'inizio, ma hanno anche in qualche modo visto prima e quindi possono darci una serie di indicazioni su come vedono questo mercato oggi, che è la cosa più interessante. Quindi quanto posso raccontarvi io del rapporto che potete tranquillamente leggere. Giusto però una suggestione, perché poi faceva giustamente osservare il moderatore che la parola shadow dà un po' sempre inquietudine. Noi abbiamo iniziato questa ricerca perché pensavamo di fare una evoluzione rispetto a quella dell'anno scorso, no? Passare dalla sharing alla social economy. Ci siamo trovati poi, come sempre quando si fa ricerca, no? Di fronte a qualcos'altro, che in fondo c'è un'economia che in qualche modo è poco regolata, anzi non regolata affatto, e qual è la modalità con cui il regolatore oggi cerca di attrarre questo mercato non regolato? È un po' quello della contaminazione, se volete si regola un po' quel mercato, si cerca di avvicinarlo ai mercati che invece sono iper regolamentati, perché come vedete ci troviamo di fronte alla normativa europea che va sempre nel senso di un maggior dettaglio, e quindi si cerca di avvicinare questi due mondi, no? E quindi si getta questo amo per avvicinare un mondo che di fatto non è regolato per niente. Però cosa accade? Che per avvicinarli non solo si regola ciò che non è regolato per nulla, ma si elimina un po' di regolazione nei mercati che sono iperregolamentati, perché li si alleggerisce, no? Per avvicinarli. Il problema è che la tentazione è quella di gettar via i mattoni più pesanti, che sono le tutele, che però non sono zavorra sacrificabili, e quindi lì ci troviamo di fronte a un problema. Perché? Perché quando abbiamo una regolazione così fitta, che è una rete quasi inestricabile, quando poi ci troviamo di fronte a mondi che non sono regolati, tecnicamente, in termini giuridici, questo si chiama buco nella rete. E quindi quando proviamo a rammendare, no, queste periferie dei mercati, ci troviamo di fronte a un problema. Chi ha l'ago, chi ha il filo, ma se il filo è della dimensione giusta, ma forse non è proprio del colore adatto. E perché? Perché ci troviamo in un ambito in cui le competenze sono definite, ma in modo abbastanza libero. Perché? Perché noi ci troviamo in un mondo di mezzo, insomma, un uguale, in cui tra Unione e Stati membri le competenze sono definite, ma fino a un certo punto. Noi avevamo una federazione di Stati nel 2004, poi, come sapete, un paio di Stati hanno avuto la pessima idea di sottoporre la Costituzione al referendum, e spesso accade in questi casi che il popolo è meno ambizioso, meno visionario del legislatore. Per cui ci troviamo oggi di fronte a una situazione in cui alcune competenze che erano state attribuite all'Unione, quando è stato negoziato il Trattato di Lisbona, sono state, no, rilasciate agli Stati, però non erano zavorra. E questo pone una serie di problemi. Poi ci troviamo di fronte a Stati che
in qualche modo questo problema l'hanno risolto. Se voi guardate in modo un po' comparato, no, altri stati membri, in Spagna, la Spagna quel buco nella rete in qualche modo l'ha colmato. Si dice sì, però certo, esteticamente si poteva fare di meglio, però in qualche modo c'è stato. Oppure se guardate la Germania è sempre un po' più complicata, no, perché non hanno tende alle finestre, quindi sembra che vada tutto bene, poi andate dentro casa c'è sempre una bank room, no? Una stanza chiusa, nota, si chiamava la sala degli hobby, per cui ogni stato reagisce in modo diverso. Ma perché questo? Perché oggi quello che noi vediamo trasversalmente, facendo un'analisi orizzontale di tutti questi mercati, ci troviamo di fronte a una situazione che è la seguente: tutte le autorità hanno questo scenario, poi ciascuna autorità ha poteri diversi, ha velocità di mercato diverse e quindi può agire in modo differente. Però lo scenario è questo dappertutto. Voi avete una normativa europea che è estremamente di dettaglio e molto specifica, che parte da regolamenti. I regolamenti sono direttamente applicabili per tutti gli stati membri, quindi tutti gli stati hanno la stessa base di partenza. Poi però, a fronte di questo, che sono elementi molto tecnici, molto di dettaglio, voi avete direttive che danno esecuzione, se volete, ai regolamenti, che sono direttive di armonizzazione minima, si chiamano, cioè direttive che danno ampia discrezionalità agli stati di intervenire. Queste sono cose che abbiamo già vissuto negli anni 70, quindi sappiamo quali sono le conseguenze e i rischi, nel senso che ogni stato può agire, dare esecuzione in modo diverso, e questo crea una concorrenza tra gli ordinamenti, che vuol dire che ogni Stato non concorre con gli altri per creare delle situazioni di mercato più idonee o più agevoli. E questo crea una possibilità per chi opera su mercati non regolamentati di disintermediare, creano delle nuove forme di intermediazione che non sono regolamentate e poi vanno a individuare i mercati su cui questo è più facilmente realizzabile. Non dico che sono mercati ombra, nel senso che è sommerso ciò che producono, no, producono e pagano tasse, dove vanno, poi questa è un'altra ricerca. E quindi che ci troviamo? Ci troviamo di fronte a una situazione che è uguale per tutti, però con una reazione diversa, perché le autorità hanno poteri diversi. Guardate quello che accade nel settore audiovisivo. Il settore audiovisivo che si sta facendo? C'è una direttiva che viene discussa che è di armonizzazione minima, quindi lascia libertà agli stati. Ma cosa dice questa direttiva? Che si cerca di regolamentare un po' le piattaforme, piattaforme di video, share, eccetera. A fronte di questo però cosa si fa? Quello che vi dicevo, si riducono le tutele sui mercati molto regolamentati, per cui ad esempio si tolgono i vincoli tetti alla pubblicità televisiva, no? Con dei tetti che non sono più orari ma sono giornalieri. Guardate ad altri mercati, guardate a quello che accade nel settore delle assicurazioni, no? Anche lì avete norme di dettaglio molto specifiche, poi avete una direttiva che è quella sulla distribuzione assicurativa che dà delle dimensioni delle dinamiche. Dopodiché avete tutto un mercato che va in una direzione che l'IVAS sta studiando da 2 anni, ci sono documenti dell'IVAS, ci sono documenti europei sulla cyber insurance, che però cercano di regolare un mercato che va molto al di fuori di quello che conosciamo. E parlo delle assicurazioni perché, come un po' anche nella privacy, quando ci sono piattaforme che sono su mercati ombra, che gestiscono dati personali e su quello creano poi dei modelli per le assicurazioni specifici, ci sono vari problemi. Uno dei problemi evidentemente è quello della gestione dei dati, l'altro è quello che probabilmente in questo modo si viene a profilare così, in modo così preciso il cliente, che viene meno l'elemento della mutualità. Prendete l'energia elettrica, lì l'autorità ha dei poteri più ampi, per cui in modo molto coraggioso ha deciso di utilizzare le piattaforme per regolare il mercato. Per cui quando parlate di tutela simile, che è il tema che oggi è di maggior rilievo, è tutela simile, è proprio la modalità con cui l'autorità
per l'energia elettrica e il gas ha oggi utilizzato per intervenire sui mercati utilizzando le piattaforme social. Ovviamente questo è un rodeo, ma non di quelli con i cavalli, quelli con i tori, quindi non è una questione se si riesce a rimanere in serra o no, e quanto si impiega per cadere. Però intanto l'autorità ha avviato un'attività, e questo vale anche per le modalità dal punto di vista concettuale che vengono utilizzate per regolare il mercato. Non so, la tutela crescente diciamo, un modo con cui tutti gli elementi contrattuali che si diceva prima vengono in qualche modo modificati e parametrati al grado di consapevolezza del cliente. Quindi, come vedete, ci sono delle forme con cui le piattaforme tecnologiche possono essere utilizzate anche dalle autorità per intervenire sui mercati. Evidentemente la ricerca è una ricerca che si limita ad un'analisi dei mercati, ad un raffronto di questi, senza dare poi dei giudizi di valore o delle soluzioni. È chiaro però che il problema delle autorità è un problema rilevante. Perché? Perché quando dalla normativa europea si scende a quella nazionale, tutto questo dettaglio, tutto questo grado di specificità viene meno, perché dal grande dettaglio dei regolamenti si passa al vuoto, perché il legislatore non ha recepito le norme. Prendete il settore dei mercati finanziari, c'è tutta una disciplina sulle società quotate che incide ovviamente sui testi unici, però come incide dipende da una norma che di fatto non viene applicata, per cui grandi libertà, grandi dubbi. Avete presente la Penalty Room tedesca? Quasi quasi. E dall'altro lato però avete dei mercati nazionali che in assenza di regole dovrebbero essere disciplinati dalle autorità, però non tutte le autorità hanno i poteri per farlo, e quindi si crea un vuoto normativo. Un vuoto normativo che, unito al principio generale che dicevamo prima, per cui il mercato e gli operatori evidentemente si scelgono gli ordinamenti in cui è più conveniente operare, creano una simmetria e una concorrenza tra ordinamenti. Per cui lo stato dell'arte è un po' questo: spetta alle autorità intervenire su mercati che danno grande libertà, generalmente poi di tanta libertà si ha paura, però con coraggio, ma anche insieme alle associazioni dei consumatori, insieme al mercato, perché molto si può fare in via di autoregolamentazione, co-regolamentazione, che sono gli strumenti che l'Unione Europea suggerisce di più, probabilmente riusciamo ad arrivare ad una qualche soluzione. Grazie.